Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa maxi maglia o vestito che io ho deciso di chiamare Vischio. Per poterla realizzare ho utilizzato due filati lavorandoli insieme, ossia questo gomitolone della Mondial che si chiama Gap, a cui ho abbinato il fantastico filato della Mistrico, ossia il Fascinator, questo per renderla ancora più luminosa, quindi ancora più elegante come maglia o come ho detto come vestito. Ora, per quanto riguarda il quantitativo e l'uncinetto, io ho utilizzato l'uncinetto numero 4,5 e ho utilizzato due gomitoli del Gap e tre gomitoli del Fascinator. Per una taglia M, due gomitoli del Gap vanno bene, però avete bisogno di quattro gomitoli del Fascinator, mentre per una taglia L servono tre gomitoli del Gap, ma quattro gomitoli del Fascinator vanno più che bene. Ora, come vi ho detto, questo filato di questi filati li trovate entrambi sul mio sito, ma voglio farvi vedere anche gli altri due tipi di combinazione, ma ne potete fare anche molti, perché potete abbinare anche i vari tipi di blu. Io adoro tantissimo come alternativa anche il grigio della Gap con sia il grigio chiaro oppure con il nero del Fascinator, guardate che meraviglia, oppure non disdico nemmeno questo bellissimo violaceo a cui abbinare il nero o anche il grigio. Ma se volete una cosa molto più carina, molto più elegante e particolare, io vi consiglio di abbinarlo al nero. Quindi, come vi ho detto prima, in descrizione vi lancio il link al mio sito. Ora, per quanto riguarda invece la lavorazione, forse molti di voi, mi avvicino così la potete vedere bene, l'avete già riconosciuta, perché in realtà è la stessa che ho utilizzato come lavorazione in Top Down per la maglia Dolomiti, solo che questa volta ho fatto più lunga, quindi l'ho fatta in versione appunto maxi maglia o vestito, e ho fatto i polsini e anche il collo qui, come potete vedere in coste. Quel tipo di lavorazione mi piaceva tantissimo perché ha l'opportunità appunto di poter essere aumentata non solo qui nello sprone, ma anche qui nei fianchi, in modo da poter proprio seguire il proprio corpo oppure allargarlo tanto da poter fare tipo qui, se lo volete fare un vestito a gonna larga. Per questo ho deciso di utilizzare quel punto, che comunque è semplicissimo perché sono due giri che vanno sempre ripetuti, e come vi ho detto abbiamo la possibilità poi di fare gli aumenti qui sui fianchi. Infatti ho fatto un aumento proprio per non farla pervenire troppo aderente, ma comunque, come potete vedere, segue tranquillamente le mie forme. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, come sempre, mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Spiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia o maxi maglia, devo ancora decidere quanto farla lunga, io ho deciso di utilizzare due filati lavorandoli contemporaneamente, che sono il Gap della Mondial e il Fascinator della Mistrico. Qui vi ho fatto vedere alcuni tipi di abbinamento che potete fare. Io utilizzerò il verde della Gap più il dorato del Fascinator, però come potete vedere potreste anche invertire, fare in questa maniera o anche in quest'altra. Comunque avete anche altri colori disponibili del Gap e anche del Fascinator sul sito, quindi potete fare anche tipo la combinazione dove c'è tutto blu, quindi vi potete veramente sbizzarrire. Io, come vi ho detto, invece ho scelto di utilizzare il verde, questo gomitolone, e il Fascinator, questo dorato. Allora, lavoreremo in top down. In realtà il motivo già lo conoscete, l'abbiamo lavorato l'anno scorso per un'altra maglia, ma lo voglio ripetere con un filato un po' più doppio, e poi andremo a modificare perché comunque faremo sia i polsini che il collo, quindi faremo un po' qualcosa per, comunque, per cambiarlo, oltre ad utilizzare un filato diverso. Lavorerò con l'uncinetto numero 4,5, ho montato 84 catenelle, mi raccomando, 84 catenelle a me danno una circonferenza di circa 29 centimetri non lavorato. Quando andiamo a fare il primo giro, naturalmente le catenelle cederanno, quindi secondo me arriverò a circa una circonferenza di circa 31 centimetri. E vi dicevo, io ho montato 84 catenelle. Per le taglie più grandi, io vi consiglio, per quanto riguarda la taglia M, di andare a montare soltanto 4 motivi in più rispetto a me. Ogni motivo è fatto di 3 catenelle, quindi dovete andare ad aumentare 12 catenelle. Questo vi permetterà di avere un motivo in più per lato, perché la lavorazione verrà divisa in quattro: le due parti laterali, la parte dietro e la parte avanti. Quindi 12 catenelle per una taglia M. Per una taglia L vi consiglio soltanto di aumentare di 18 catenelle, in modo tale da restare con un motivo avanti, un motivo indietro, ma fate due motivi laterali.
Quindi, però, se vedete che la circonferenza è troppo larga, a questo punto anche taglia L, fermatevi a fare gli stiramenti della taglia M, solo che poi naturalmente bisogna fare più giri di aumenti rispetto a quelli che farò io, a quelli che farà una M e quindi a quello che serve per una L, per allargare lo sprone in modo che venga una circonferenza che copri tutta la larghezza delle vostre spalle, vi permetta poi di arrivare fin sotto alle spalle per mettere i marcapunti. Quindi ripeto, 84 io le mie catenelle. E quindi adesso andiamo a lavorare. Mi raccomando, per chi ha messo le catenelle in più, ricordi di mettere uno o due motivi in più rispetto alle catenelle che ha messo rispetto a me per lato. Quindi andiamo a fare il nostro primo giro. E andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta due, 3 catenelle, 2 catenelle, scusatemi, che sono la prima maglia alta non chiusa. Rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme. Salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. Devo fare questo per altre 2 volte, per un totale di 3. Quindi salto 2, entro nella terza e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Salto 3 catenelle, salto 2 catenelle, entro nella terza e di nuovo maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Io l'ho fatta 3 volte, mi raccomando, per chi ha fatto l'aumento deve fare un motivo in più o due. Prendo il filo, salto 2 catenelle e vado a fare il mio secondo angolo, perché questo è il primo angolo che poi dobbiamo completare, ma andiamo a fare il secondo angolo e andiamo a fare 2 maglie alte non chiuse, una, due, le chiudiamo insieme, una catenella, rientro altre 2 maglie alte non chiuse, una, due, e le chiudiamo insieme. Salto 2 catenelle e adesso ritorno a fare i miei ventagli, ma ne devo fare 9. Quindi entro nella terza catenella e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Salto 2 catenelle, di nuovo maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Vado a fare questo per 9 volte. Mi raccomando, la taglia più grande deve andare a fare un motivo in più rispetto a me. Ho terminato i miei 9 ventagli e vado a fare il mio terzo angolo. Quindi salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2, e le chiudo insieme. Catenella, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2, e le chiudo insieme. E adesso mi ritrovo nel lato più corto che sono le maniche e vado di nuovo a fare solo 3 ventagli. Quindi salto 2 catenelle. E vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta, salto 2 catenelle, maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta, salto 2 catenelle, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. E devo andare a fare il mio quarto e ultimo angolo, quindi salto 2 catenelle e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, una e due, e le chiudo insieme, catenella, rientro 2 maglie alte non chiuse, una, due, e le chiudo insieme. E adesso di nuovo mi trovo nella parte larga della mia, scusatemi, il filo, ecco. Mi trovo nella seconda parte larga, quindi mi trovo dove ho la parte avanti e quindi di nuovo vado a fare 9 ventagli, quindi salto 2 catenelle, entro nella terza e di nuovo maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Mi raccomando, chi ha montato le catenelle in più, qui deve aver fatto 4 invece di 3 o anche 5 e qui invece di 9 ne deve andare a fare 10. Allora, quindi sto per terminare il giro, ho fatto quindi il mio ultimo ventaglio, adesso dobbiamo andare a chiudere il giro finendo il nostro primo angolo. Quindi entro dentro la prima catenella e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, una, due, e le chiudo insieme. Catenella di separazione, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassa. E adesso andiamo a fare il secondo giro, rientriamo nell'archetto e andiamo a fare maglia bassa, 2 catenelle che sono la sua prima maglia alta non chiusa, un'altra maglia alta non chiusa e le chiudiamo insieme.
Andiamo tra l'angolo e il primo ventaglio, andiamo a fare una maglia alta. Questo ci serve per fare l'aumento. Prendiamo il filo e in ogni archetto di 3 catenelle andiamo a fare, scusate, in ogni archetto del ventaglio andiamo a fare 3 maglie alte. Una, due, tre. Archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte. Una, due, tre. Archetto successivo di nuovo 3 maglie alte, una, due, e 3. Andiamo tra il ventaglio del giro precedente e l'angolo e di nuovo andiamo a fare la nostra maglia alta. E andiamo a fare il nostro angolo, quindi entriamo nell'angolo del giro precedente e andiamo a fare 2 maglie alte non chiuse, le chiudiamo insieme, catenella. Rientriamo 2 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. E di nuovo maglia alta tra l'angolo e il ventaglio. E poi per tutto il lato di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte, quindi una, due e tre. E continuo a fare le 3 maglie alte fino ad arrivare all'angolo successivo e vi farò vedere come continuare la lavorazione. Quindi sono arrivata all'angolo e di nuovo vado a fare una maglia alta prima del ventaglio e cioè dopo il ventaglio e dopo e prima dell'angolo. Poi vado a fare il mio angolo, quindi entro nell'angolo del giro precedente, 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme, catenella, rientro, 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. E di nuovo maglia alta tra l'angolo e il ventaglio. E di nuovo 3 maglie alte in ogni ventaglio, quindi una, due, tre. Di nuovo ventaglio successivo, una, due, tre. Ventaglio successivo, una, due, tre. E mi trovo di nuovo dove ho l'angolo, quindi maglia alta tra il ventaglio e l'angolo. Andiamo a fare il ventaglio, quindi il nostro angolo, quindi 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme, catenella, rientro, 2 maglie alte e le chiudo insieme. E di nuovo ci troviamo a fare la nostra maglia alta, quindi tra il ventaglio e l'angolo facciamo la maglia alta. E di nuovo adesso torniamo a fare 3 maglie alte in ogni ventaglio. Vi farò vedere come terminare il giro e come riniziare poi il giro precedente. Ci troviamo che stiamo finendo il giro, quindi andiamo a fare il nostro ultimo aumento, quindi tra il ventaglio e l'angolo andiamo a fare la maglia alta. Entriamo nel ventaglio dell'angolo e andiamo a fare 2 maglie alte non chiuse, una, due, catenella, entriamo dentro le 2 maglie alte chiuse insieme, andiamo a fare una maglia bassa. Adesso dobbiamo andare a rifare il primo giro e vi faccio vedere l'aumento dove avviene. Noi entriamo e facciamo sempre maglia alta, 2 catenelle, rientriamo maglia alta non chiusa, chiudiamo insieme. Ora dove abbiamo fatto la maglia alta, andiamo a fare il nostro ventaglio. Quindi entriamo nella maglia alta, andiamo a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. E poi andiamo a fare il ventaglio sopra ogni seconda maglia alta del gruppo di 3. Vedete qui la seconda e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Gruppo successivo, seconda maglia alta, di nuovo maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Di nuovo maglia alta sopra la seconda maglia alta, catenella. Rientriamo un'altra maglia alta e siamo di nuovo vicino all'angolo, quindi dove abbiamo la maglia alta andiamo a fare il nostro ventaglio, maglia alta, catenella, rientriamo maglia alta. Andiamo nel nostro angolo, 2 maglie alte non chiuse, una, due e le chiudiamo insieme, catenella, 2 maglie alte non chiuse, una, due e le chiudiamo insieme. Siamo di nuovo dove abbiamo la maglia alta, quindi maglia alta, catenella,
rientro maglia alta e di nuovo ventaglio sopra ogni seconda maglia alta del gruppo di 3. Quindi questi sono i due giri che vanno sempre ripetuti e che ci permettono di avere l'aumento. Infatti, come vedete, noi qui, da che avevamo soltanto 3 ventagli, adesso ne abbiamo 5. Quindi la lavorazione va a crescere in questa maniera. Ogni giro dispari, cioè nel giro pari dove abbiamo gruppi di 3 maglie alte, andiamo a fare la maglia alta prima e dopo l'angolo, che ci permette appunto di allargare la lavorazione. Nel giro dispari, che è quello col ventaglio, quindi maglia alta, catenella e maglia alta, abbiamo il fatto che si vanno ad aumentare i ventagli in ogni lato. Ora io naturalmente vi dirò quante volte sono andata a fare i giri per avere gli aumenti. Per non avere più gli aumenti, nulla di più semplice, per questo non ve lo faccio vedere, perché l'unica cosa che dovete fare quando volete smettere di fare gli aumenti è: nel giro del gruppi di 3 maglie alte non fate più la maglia alta prima e dopo l'angolo, ma passate direttamente a fare il ventaglio, quindi cioè le 3 maglie alte, e poi direttamente a fare il vostro angolo. Quindi quando dovete smettere con gli aumenti non dovete più fare la maglia alta prima e dopo l'angolo, quando fate il giro con le 3 maglie alte. Questo è per non fare più aumenti. Gli aumenti invece, come abbiamo detto, si ottengono grazie alla maglia alta che facciamo sempre nei giri pari, ossia nei giri in cui abbiamo i gruppi di 3 maglie alte. Quindi io vi dirò quanti giri ho fatto con gli aumenti e quanti poi non ne ho fatti più per arrivare a mettere i miei marcapunti. Quindi mi raccomando, questa è l'unica cosa che vi volevo dire. Quindi io procederò con la lavorazione e ci vediamo dopo per darvi tutte le altre info. Allora, io sono arrivata a mettere i miei marcapunti per realizzare lo scalfo delle maniche, quindi il corpo della maglia, e vi dico che io in totale ho fatto 11 giri, ma che dall'ottavo giro non ho fatto più aumenti. Quindi nel giro dove abbiamo i gruppi di 3 maglie alte non sono andata più a fare la maglia alta ad inizio e a fine di ogni lato, quindi da fianco e agli angoli non ho fatto più la maglia alta. Questo mi ha permesso quindi di fare gli ultimi 3 giri senza più aumenti. Un totale di 11 giri che per me vanno più che bene. Mi raccomando, però, per una taglia M e L, per una taglia M io vi consiglio di fare almeno fino al decimo undicesimo giro con gli aumenti e gli ultimi 2 giri, quindi fermarvi quindi al tredicesimo o quattordicesimo giro senza aumenti. Per la taglia L invece andate a fare almeno fino al dodicesimo o undicesimo giro gli aumenti e poi fare gli ultimi 2 giri senza aumenti. Comunque voi ogni tanto mettete i marcapunti, vedete come vi sta di larghezza, se vi stringe sotto le braccia e così via. Calcolate sempre che qui dovete avere almeno tra i 20 e i 21 centimetri taglia M, 23-24 centimetri taglia L, se non anche di più, se la volete non troppo stretta. Per mettere i marcapunti li andiamo a fare nel mettere nella striscia dei ventagli formati dalle 2 maglie alte chiuse insieme, sia dietro che avanti, sia a destra che a sinistra. Ora, per il corpo, voi potete continuare a lavorare con me con lo stesso uncinetto, potete cambiare e lavorare con un certo numero 5 se avete il seno un po' grande e quindi volete allargarlo un po', oppure potete iniziare a fare il giro, perché io inizierò facendo il giro con quello delle 3 maglie alte, facendo l'aumento, quindi sia dove andiamo a fare adesso i nostri inizi e fine giro, fare gli aumenti per poter allargare se avete un seno molto grosso. Per poter fare gli aumenti, come sempre, noi adesso, come vedrete, qui andremo a fare sempre il nostro ventaglio di 2 maglie alte chiuse insieme. Quindi prima e dopo potete fare sempre la maglia alta per appunto per poter fare l'aumento. Quindi, come potete vedere, io qui ho la chiusura del mio giro. E qui è dove ho il mio marcapunti, levo il marcapunti e vado a lavorare in questa maniera. Vado a fare direttamente nella striscia dei ventagli del davanti, vado a fare sempre maglia bassa, catenella, rientro un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo, catenella di separazione, vado a lavorare direttamente nella striscia del ventaglio, quindi qui, e vedete che qui ho quindi la mio scalfo, e qui vado a lavorare il secondo gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme, una, due,
e 2 e le chiudo insieme. E adesso vado a lavorare normalmente il giro. Io non devo andare a fare degli aumenti, quindi vado a lavorare direttamente dove ho l'archetto del ventaglio le mie 3 maglie alte. Se voi dovete fare degli aumenti, mi raccomando, qui andate a fare la maglia alta, come abbiamo fatto, quindi per aumentare la lavorazione nello sprone della nostra maglia. Quindi io vado a lavorare normalmente il mio giro fino ad arrivare al secondo marcatore, e anche in quel caso vi farò vedere come passare dalla parte avanti alla parte dietro. Eccomi qui, sono arrivata al secondo marca punti, quindi mi raccomando, chi deve fare gli aumenti può andare a fare sempre la maglia alta prima, e andiamo a fare sempre, entriamo nel ventaglio del davanti, andiamo a fare 2 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Catenella di separazione, andiamo nel ventaglio successivo, quindi della parte dietro, e andiamo a fare 2 maglie alte non chiuse, le chiudiamo insieme, e quindi possiamo qui togliere il nostro marca punti e poi andiamo a lavorare di nuovo normalmente 3 maglie alte in ogni archetto del ventaglio del giro precedente. Mi raccomando, chi doveva fare l'aumento deve aver fatto una maglia alta qui, quindi continuo la lavorazione. Vi farò vedere come terminare il giro e come iniziare poi il secondo. Io adesso non devo fare aumenti, vedo se la maglia la voglio sfiancata, quindi magari giù ad altezza dei fianchi farò un aumento. In realtà sono ancora indecisa se fare una maglia, un vestito, comunque una maglia da mettere sopra i fuson, quindi un po' più lunga. Deciderò man mano che procedo e naturalmente poi vi farò sapere. Quindi sto chiudendo il giro, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia bassissima. Mi porto all'interno dell'archetto di una catenella e di nuovo vado a fare maglia bassa, 2 catenelle. Questa volta vado direttamente a fare i miei due gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme, quindi primo gruppo, catenella, rientro, altre 2 maglie alte non chiuse e chiudo insieme, e poi vado a lavorare normalmente, quindi entro nella seconda maglia e vado a fare maglia alta, catenella, rientro, un'altra maglia alta, e si continua appunto così per tutta la lunghezza della nostra maglia. Come vi dicevo, io sono ancora indecisa se fare una maglia, una maxi maglia, quindi che da mettere sui foson, e quindi andrò ad allargare, e naturalmente se andrò ad allargare vi dirò a quale giro sono andata a fare gli aumenti, se ne ho fatto uno, se ne ho fatti più di uno, e quindi continuo a lavorare la mia maglia e poi vi farò vedere come andare a fare invece la manica. Dagli scalfi fino a giù io ho ripetuto i due giri per 20 volte, alla fine ho fatto un vestitino, e vi dico anche che al 12ª volta che ho ripetuto i giri ho fatto gli aumenti, come avevamo detto, quindi di lato sono andata a fare la maglia alta prima e dopo il laterale, in modo appunto da fare gli aumenti come avevamo fatto sopra. Quindi adesso che ho finito anche la parte del sotto possiamo passare alle maniche. Allora adesso andremo a fare la manica. Per fare la manica lavorerò sempre con un 104,5, lavorerò sempre unendo i due filati, però faremo un cambio, ossia non andremo a più fare il ventaglio con le 2 maglie alte chiuse insieme, ma andremo a lavorare solamente i giri dove abbiamo tutti ventagli da una maglia alta, catenella, maglia alta, e il giro dove abbiamo tutti i gruppi di 3 maglie alte. Ora io qui, avendo come abbiamo fatto per il corpo soltanto il ventaglio maglia alta, catenella, maglia alta, andiamo a lavorare in questa maniera. Allora mi aggancio qui e vado a fare sia avanti che dietro, scusatemi, non qui, ok, sì, quindi vedete qui ho il primo gruppo di maglia alta, catenella e maglia alta, e qui ho invece il foro dove ho il gruppo con le due maglie alte chiuse insieme, sia da questa parte che da quest'altra parte. Quindi io entro qui e devo andare a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. I capelli ovunque, va bene. 1, 2 e 3, poi dopo fermerò il filo. Ora vado, rientro di nuovo dove ho qui la catenella del ventaglio e vado a fare una seconda maglia alta. Poi
poi vado a lavorare normalmente, quindi entro in ogni ventaglio come ho sempre fatto e vado a lavorare le mie 3 maglie alte, quindi una, due, tre. Vado nel ventaglio successivo e di nuovo vado a lavorare 3 maglie alte, una, due e tre. Continuo così per tutto il giro, vi farò vedere come terminarlo e come riniziare poi il nostro primo giro, perché questo comunque è il secondo giro, quindi come andare a fare il giro con la ventaglio. Quindi sto per terminare il giro, ho fatto l'ultimo gruppo di 3 maglie alte, vado nell'archetto del ventaglio dove qui sotto avevo il ventaglio con le 2 maglie alte chiusi insieme e vado a fare una maglia alta. E poi chiudo il giro entrando nella prima maglia che avevo fatto, nella prima maglia alta che avevo fatto, e vado a fare una maglia bassissima, così vedete mi trovo anche qui 3 maglie alte. E andiamo a lavorare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e andiamo direttamente poi a lavorare i nostri ventagli sopra la seconda maglia alta di ogni ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta, vado nella seconda maglia alta del gruppo successivo e di nuovo maglia alta, catenella, rientro maglia alta. E continuo così per tutto il mio primo giro. Vi ricordo che infatti il ventaglio aperto è il nostro primo ventaglio aperto, nel senso il ventaglio è il nostro primo giro. Quindi io continuo a lavorare per tutto il giro, vi farò vedere come terminarlo e come riniziare poi il secondo giro. Sto terminando quindi il mio primo giro. Ho fatto l'ultimo ventaglio, prendo il filo, rivado nella prima maglia alta del giro precedente e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho la terza catenella e vado a fare una maglia bassa. E adesso ricomincio il secondo giro, vado dentro e vado a fare sempre le mie 3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientro seconda maglia alta. Poi vado nel ventaglio successivo e vado di nuovo a fare le mie 3 maglie alte, quindi torno a lavorare normalmente il secondo giro e quindi finirò il secondo giro andando a fare sempre una maglia alta nell'archetto e poi si ricomincia con il primo giro. Quindi questi sono i due giri che dovremo fare per la lunghezza della manica, non la faremo per tutta la lunghezza perché questa volta farò i polsini alla maglia, quindi continuerò a lavorare, vi dirò quanti giri sono andato a fare e poi vi farò vedere come andare a creare i polsini. Allora, io ho ripetuto i due giri per 14 volte e poi sono andata a rifare il giro, il secondo giro, perché vi ricordate che noi abbiamo iniziato con il secondo giro, quindi ho ripetuto i giri 14, i due giri 14 volte, terminando di nuovo poi con il giro delle 3 maglie alte. Mi raccomando, che siate più corta, più lunga, fate in modo di terminare anche voi con il giro dove abbiamo le 3 maglie alte. A questo punto possiamo andare a fare il nostro polsino, faremo un polsino in coste e andremo anche a stringere la lavorazione. Vi faccio vedere il primo giro, andiamo a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa, vado nella maglia alta successiva, realizzo un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, vado nella maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta normale e ricomincio da capo, quindi 2 maglie alte non chiuse, una sopra ogni maglia alta, una, due, e le chiudo insieme, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Come vedete, noi la maglia alta la facciamo sempre nella prima del gruppo di 3, mentre le 2 maglie alte non chiuse le facciamo sopra le ultime 2 maglie alte del gruppo di 3 e si ricomincia da capo, quindi maglia alta sopra la maglia alta, 2 maglie alte non chiuse, quindi una, vado alla maglia alta successiva, 2 e le chiudo insieme. Continuo così quindi per tutto il mio primo giro. Una maglia alta, 2 maglie alte chiuse insieme. Vi farò vedere come terminare la lavorazione e come iniziare poi il secondo giro. Sto per terminare il giro, vado dove ho l'ultima maglia alta e vado a fare una maglia alta. E termino andando a fare una maglia bassissima dove abbiamo fatto le 2 maglie alte chiuse insieme. Il giro che andremo a fare adesso è il giro che ripeteremo sempre e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, vado dove ho la maglia alta singola e vado a fare una maglia alta e rilievo sul davanti, quindi entro tra le 2 maglie alte chiuse insieme
esco dopo la maglia alta e vado a fare una maglia alta e rilievo sul davanti e ricomincio da capo. Dove ho le due maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia alta e poi vado a fare una maglia alta in rilievo. Quindi entro tra le due maglie alte chiuse insieme, la maglia alta, esco dopo la maglia alta e vado a fare una maglia alta in rilievo. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia alta normale. Vado dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia alta e rilievo sul davanti. Continuo per fare questo per tutto il giro e poi vi farò vedere come terminarlo e come ricominciare a fare sempre questo giro. E faremo questo giro fino ad arrivare alla lunghezza desiderata del polso. Io naturalmente vi dirò quante volte sono andata a ripetere questo giro, però per adesso lo termino, vi faccio vedere come terminare e come ricominciare. Sto terminando il giro, ho fatto l'ultima maglia alta e rilievo, quindi vado dove ho la terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Come vi ho detto, dobbiamo ripetere il giro, quindi andiamo a fare 3 maglie alte e andiamo a fare una maglia alta e rilievo, dobbiamo già la maglia alta e rilievo, quindi entro tra la maglia alta normale e la maglia alta e rilievo e vado a fare la mia maglia alta e rilievo. E si continua così per tutto il giro, maglia alta sopra maglia alta, maglia alta e rilievo sopra la maglia alta e rilievo. Io alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto il giro e poi andrò a realizzare anche la seconda manica. Allora, ecco qui la manica terminata. Come potete vedere, si è stretta e si è fatto appunto il nostro polsino in coste. Io ho ripetuto il secondo giro per 4 volte, quindi in totale il mio polsino ho fatto 5 giri: 1, 2, 3, 4 e 5. Terminate le maniche, ho deciso di fare il bordino anche intorno al mio scollo. Farò semplicemente, come abbiamo fatto per le maniche, un giro di maglie alte e poi andrò a fare una maglia alta normale, una maglia alta e rilievo. Mi raccomando, però, fate in modo di avere un numero pari di maglie. Io in questo momento sto facendo una maglia alta in mezzo a ogni ventaglio e due maglie alte dove ho le catenelle di separazione tra i ventagli, quindi per dirvi un attimo, e poi andrò a fare il giro successivo come abbiamo fatto appunto per le maniche, un giro di maglia alta normale, cioè scusate, una maglia alta normale e una maglia alta in rilievo, e poi ripeterò questo giro. Non lo farò molto alto il collo, penso al massimo 3 giri, e vi dicevo, quindi fate in modo soltanto quando andate a finire il primo giro di maglie basse, di maglie alte normali, di trovarvi un numero pari, altrimenti non riuscite poi nel giro successivo ad alternare la maglia alta normale con la maglia alta in rilievo. Io continuo, vi farò sapere naturalmente alla fine quanti giri sono andata a fare. Ho terminato il mio collo e io alla fine ho fatto un totale di 3 giri, quello con tutte le maglie alte e poi 2 giri in cui ho fatto le maglie in coste in rilievo, una sì e una no, quindi molto semplice come abbiamo fatto anche i polsini. Quindi anche questo vestitino è terminato.